Attività delle commissioni. Nel corso della settimana la terza commissione ha iniziato l'esame dei provvedimenti relativi alla tutela della fauna selvatica. Durante la seduta della quarta commissione consiliare, l'assessore alla sanità ha illustrato il piano operativo triennale che verrà presentato al tavolo governativo per spiegare in dettaglio le misure in programma per raggiungere gli obiettivi di rientro in sanità. Festa dell'Europa. Tra le iniziative per celebrare la Festa dell'Europa e l'ingresso della Croazia nell'Unione, presentate dal vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Comba, delegato alla Consulta europea, il concerto al Teatro Regio con l'esibizione delle voci bianche del Regio e del Conservatorio Giuseppe Verdi e del coro a cappella Saint George della Marina Militare Croata. Segnalate a Chiomonte una mostra e il convegno sui 300 anni del Trattato di Utrecht. Iniziative Consulta Giovani. Si è tenuto a Palazzo Lascaris l'incontro di studio Persone di minore età e media, identità tutelata o sfregiata, promosso dalla Consulta regionale dei giovani in collaborazione con Tutti in Rete e l'Arcidiocesi di Torino. Finalità del convegno: richiamare l'attenzione di chi fa informazione al rispetto dovuto alla storia di ogni persona di minore età, sia nel corso della vita che dopo la morte. Memoria futura. Lectio Magistralis di Alessandro Orsini a Palazzo Lascaris, prima della premiazione degli studenti che hanno partecipato con successo al programma didattico Memoria Futura, da ieri a domani, ricordare per saper vedere. Prima della presentazione dei lavori da parte degli studenti, il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Placido, ha ricordato l'importanza dell'attività dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo, AIVITER. Un tram per il maggio dei libri. Con la verve e la simpatia dell'attrice Margherita Fumero ha preso il via la prima corsa del tram allestito a Torino in occasione del Maggio dei Libri, con la presentazione del volume Quattro chiacchiere con Margherita. Poi Marisa Caboni, dell'Associazione Donne per la Difesa della Società Civile, ha illustrato il volume Il lavoro delle donne. L'iniziativa prevede fino al 21 maggio una corsa giornaliera da lunedì a giovedì alle 15.30 con partenza e arrivo in Piazza Castello.